La salvezza della perdita. Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, 1058-1111. In La salvezza della perdita, la sua autobiografia, narra come fin da giovane era posseduto da un'invincibile curiosità intellettuale, per cui investigò, come professore dell'Università di Baghdad, tutte le dottrine eretiche e ortodosse, fino a giungere ad una crisi spirituale che lo portò al misticismo. Vagò come derviscio e tornò a Baghdad per dare ufficialità al sufismo, termine che definisce il misticismo islamico.